Amici, nuovo pacchetto di acquisti creativi, resina, stampi, glitter, un sacco di cose stupende per fare tantissime creazioni. Ora vi mostro cosa ho comprato, ma prima sigla. Yolanda Switch. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao a tutti amici, io sono Yolanda Switz ed oggi sono tornata con un nuovissimo video di acquisti creativi. Mi era venuta di nuovo voglia di usare la resina perché voglio portare queste creazioni nuove che farò anche con gli sticker. Prima di iniziare il video mi raccomando, se volete proprio un video dedicato alle creazioni in resina, perché penso che ne farò sicuramente uno per affinare la tecnica, e magari se conoscete tecniche o video utili lasciatemeli nei commenti e fatemi sapere. Lasciate anche un pollice in su, iscrivetevi e attivate la campanella perché tutti i giorni alle 14.30 sul mio canale ci sono nuovissimi video. In più venitemi a seguire sui miei social Instagram e TikTok, venitemi a seguire anche sul mio sito che è www.yolandaswitz.it perché trovate lì i miei slime. Cominciamo. La prima cosa che avete visto è questa. Allora, ho preso la resina di questa marca. Qualcuno l'ha mai provata? Non ho preso le solite marche, questa qua l'ho presa da Amazon. La cosa che mi ha convinto è stata anche questa, ossia che all'interno sono usciti proprio i coloranti per la resina e ce ne sono veramente tantissimi, anche perché io usavo i miei coloranti, quelli per lo slime, che purtroppo però non vanno bene per la resina. Altre cose ancora, anche altri glitter, le due resine, l'elemento A e l'elemento B. Questa è la resina di questa marca che non ho mai sentito. Diciamo che la tipologia è sempre la stessa, bisogna mischiarle insieme uno a uno. Dice che è molto buono, ho letto i commenti su Amazon, perché asciuga subito. La prossima cosa che ho preso, questa, molto carini, andavo alla ricerca di alcuni sticker kawaii, ho trovato su Amazon questi. Cosa bella di questi sticker, e non solo gli sticker di per sé, ma ci sono questi gancetti tutti colorati e anche queste basi. Vedete come sono belli per appiccicarci appunto sopra gli sticker e magari farci uno strato di resina sopra, la resina UV. Aspettate che ora ve la faccio vedere, perché sì, ho preso la resina UV. Guardate, sono queste basi con il buchetto, si mette il gancetto colorato con lo strato di resina UV e qua abbiamo per l'appunto gli sticker. Guardate quanto è carino questo pacchettino, è proprio di carta e penso siano veri e propri sticker giapponesi. Guardate qua quanto sono pucciosi, spero si riesca a vedere. Raga, ce ne sono tantissimi, voi non avete idea di quanti ce ne siano qua dentro. Cioè ce ne sono veramente tantissimi. C'è rosso, verde, viola e azzurro. Appunto vi parlavo della resina UV, ragazzi, cosa che andremo a provare oggi in questo video. Allora, ho preso sempre su Amazon, ragazzi, questa resina qua. Voglio andarla a provare nel video perché è la prima volta proprio in vita mia che la provo. Devo anche spratichirmi un po', ho visto qualche video per vedere come fosse, però è facilissimo in realtà. Non è niente di che, non è niente di complicato. La cosa bella è che si può usare la lampada per fare le unghie e dopo che si fa lo strato di resina questa si asciuga nella lampada. Poi ho comprato questo che è un set, mi pare, di tante cose in realtà. Queste boccettine carinissime che possono essere anche utili in realtà per fare tipo le pozioni di Harry Potter, molto carine. La cosa che mi piace tanto è che qua ci sono tipo delle monachelle per fare gli orecchini. Vediamo qua dentro cosa c'è perché non mi ricordo più, visto che queste cose le ho comprate un po' di tempo fa. Allora, ah sì, è vero, qua dentro ci sono un sacco di stampi. Ne ho comprati tanti, ragazzi, di stampi, perché ho intenzione di fare parecchie creazioni. Allora, abbiamo questi piccoli, piccoli, piccoli. Me li aspettavo un po' più grandi, va bene. Ok, questi qua mi piacciono, mi piace la forma. Abbiamo questi, perché qui c'è il buchetto dove posso mettere il gancetto anche per il portachiavi. Questi per fare i braccialetti. E questo qua invece, che si sono attaccati insieme per fare una sfera. Qua invece per fare tipo i cristalli. Molto molto belli questi. Me ne faccio vedere uno solo. Vedete questo qua, tipo per fare i cristalli. Ce ne sono veramente parecchi. Poi in quest'altra busta invece abbiamo, ah, questo è interessante, abbiamo varie pipette, abbiamo un punteruolo che serve per diciamo rompere la resina quando si è solidificata e vari accessori. Questo mi è piaciuto molto, questo kit, vi devo dire la verità. Altri stampi, però devo capire bene come si usano, ragazzi, questi, perché
devo vederci dei video. Questi qua sono degli stampi aperti. In che senso? Allora, tu dentro qui colli la resina, ok? Questo qua, per esempio, ha forma di, penso, gattino, orsetto, non lo so, coniglietto, così. E viene il buco. Questo buco deve essere riempito da glitter, sprinkles, charm, parecchie cose si possono mettere. Però devo capire poi come coprire il buco. Cioè, si dovrebbe fare quindi uno strato di resina sopra, metterlo, appiccicarlo e vedere come chiuderlo. Comunque è molto molto carino, per esempio si può riempire anche di latte finto, eccetera eccetera. Avete capito il senso, no? Ce ne sono veramente tanti di questi qua. Questo è un orsetto a forma di videogioco. Anche questo è un orsetto molto carino. Questi sono veramente bellini questi stampini, ragazzi. Poi abbiamo tutti i stampi. Allora, qua ci sono rimasti tutti gli stampi. Allora, qua abbiamo questi stampi rotondi, molto morbidosi. La cosa che mi piace è che sicuramente verranno belli lucidi, perché dentro sono lucidi lucidi. E mi piace perché ci sono arrivati anche con gli anellini per i portachiavi. Non solo per la resina, in realtà li ho presi anche per le candele che devo fare. Qua abbiamo uno stampo a tavoletta di cioccolato, molto molto bello. Qua abbiamo uno stampo invece con dei biscotti. In realtà questo mi può servire pure quando faccio le cose con la clay, con lo slime. Ragazzi, qua abbiamo tipo il bucaneve, il pan di stelle e non mi ricordo gli altri, come si chiamano gli altri biscottini, ditemelo voi nei commenti. Abbiamo invece l'ultima cosa, che è stampi invece a forma di ciambella. Questi qua li ho presi per farci gli squishy, anche per farci le creazioni con la clay dello slime. E stampi differenti, per esempio questo è, vedete, con le ciambelle, varie dimensioni, c'è il fiore, la ciambella normale e il fiore più grande. E poi abbiamo questo rosa. La scatola ovviamente è vuota. Ora, ragazzi, iniziamo a fare sul serio. Voglio provare con voi a fare una creazione con uno sticker. Vorrei, non giudicatemi ragazzi, perché è la mia prima volta, sbagliando si impara. Ovviamente per la resina OB, come primo, voglio andare a prendere o questo, oppure, vediamo, qua si deve tirare qualcosa via. Prima di fare lo strato della resina c'è una pellicola da andare a tirare via. Non so quale prendere, sinceramente partirei con uno semplice. Ho preso il mio stampino, vado a mettere uno strato molto molto gentile di resina OB. Sto scoppiando tutte le bolle. Ho scelto queste creazioni qua da andare a mettere, quindi adesso mi aiuto sempre con lo stecchettino, spingo un pochettino gli sticker, faccio andare sopra la resina in modo da coprirli un pochettino. La creazione io la vado a decorare con i glitter. Prendiamo le stelline e andare a mettere questi glitter qua. Allora, non ho colorato la resina, raga, perché comunque è una prima prova questa. Adesso qua c'è la lampada OB. Vado a mettere questa creazione nella lampada OB. Almeno 2 minuti, raga. Nel frattempo però vado a provare quest'altra creazione, quella che avevo detto prima. Queste sono delle basi già pronte. Cosa vado a fare? Vado a stendere uno strato di resina sottile sopra alla mia base. Allora, in realtà dovevo appiccicarci prima gli stickers. Va bene, questa era una prova. E andare a prendere questo con il pancake. Ho fatto le mie creazioni, le ho messe nel fornetto della lampada e devo dire che non sono affatto male. Questa stavo iniziando un po' a limarla e io stavo pensando, cioè, potrei benissimo utilizzare i prodotti che uso per le unghie, cioè nel senso, anche il lucido, potrei utilizzare il lucido per le unghie, visto che va nella lampada UV. Il lucido che si mette sopra sembra quello per le unghie, quindi è, vedete, bella resistente. Devo fare una prova. Comunque anche questa è venuta bene alla fine, ragazzi. Mi piacciono tantissimo come sono venute alla fine. Sono veramente veramente belle. Poi devo provare anche i coloranti. Non sono venute per niente male. Dai, mi sono piaciute parecchio come sono venute. Ok amici, allora, questo è tutto. Ho voluto provare con voi tutte queste cosine nuove che ho comprato. Magari se volete un video proprio in merito dove provo la resina nuova che ho comprato, ossia questa qua, dove la provo con voi in un video e facciamo delle creazioni insieme, e dove vado a scoprire altre creazioni magari con la resina OB, perché ora mi devo fare un po' pratica, sicuramente la farò in questi giorni.
Fatemi sapere nei commenti se volete ovviamente un altro video. Grazie a tutti per aver visto questo video, io vi mando un bacione ed un abbraccio e noi ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovo video. Ciao!